Eccoci, buongiorno. 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 Siamo sempre a Chiang Mai. Ultimo giorno. Domani si parte. Boh, comunque non era quello che vi interessa. L'altra mattina. Inquadra qua, guarda che bello. Guarda che bello. L'altra mattina. Ieri mattina prendiamo il motorino per andare in una città fuori. Guarda che bello. Cos'è qua? Ah, il museo? No, ma è un terracotta. Ah, un hotel. Hotel. Qua è dove dormiamo noi. Sì, appunto. Infatti siamo appena usciti dall'hotel. Praticamente incontriamo due turisti che ci chiedono proprio davanti all'albergo informazioni sul motorino. Tuk tuk. Parlava in inglese e noi con il nostro inglese fluente rispondevamo in tedesco. Qua dove ti giri a Chiang Mai ci sono queste cose, no? Bellissimo. Beh, insomma, per farla breve, rispondiamo in tedesco e questi fa: ah, parlate tedesco, perché noi siamo tedeschi. Perfetto, perché noi l'inglese è zero. Allora gli spiego tutto come funziona, quanto costa. A un certo punto gli faccio: ma tu hai al ragazzo, hai la patente internazionale? E lui fa: no. E io dico: guarda che qua ti fermano continuamente, noi siamo stati già, non è la prima volta, e ti fermano, ti vedono turista sicuramente, perché è come la polizia qua, non vede l'ora di fermare i turisti, sa che non ce l'ha, nessuno ce l'ha, e si tirano su due soldi. Bene, allora lui fa: beh, ma io ho letto che con 500 baht, che sono più o meno 14 euro, paghi la multa e ciao. Sì, ma ti fermano tre volte al giorno. Boh, vedi tu, gli ho detto, io l'ho fatta. Perché anche se mi è costata 80 euro con l'agenzia, noi stiamo tre mesi, non voglio pagare ogni giorno una multa. Bene, detto questo, andiamo, usciamo col motorino, tre minuti dopo ne ferma la polizia. Io sto contento, il moto sistemo io. Tiro fuori la patente internazionale, questo fa così. Cos'è, non l'hai vista? Mai vista? Beh, furbo il signore, pensava di fare il furbo, il poliziotto. Il mongoloide, perché si può dire che è mongoloide. Stupido. Apre la patente internazionale, non sa neanche cosa c'è scritto. Vede che ho la patente A, B, C e D. E cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Il mongoloide. Non si dice quelle parole lì. No, si dice, se è mongoloide. Mi dice che non posso guidare lo scooter! Non puoi guidare. È un 125! I mezzi automatici, solo con le marce. Lo scooter automatico non potevo guidarlo. Boh, io volevo ridergli in faccia, però ho preferito invece incazzarmi. Bip. Per fortuna, perché qua puoi discutere quanto vuoi con la polizia, perché decidono loro. Sì. Per fortuna si è fermata anche la coppia che era con noi, che lei è thailandese, lui parla anche bene thailandese, anche se è italiano, e ha cercato di spiegargli al poliziotto, perché non è più un mongoloide, è un poliziotto, che dovrebbe conoscere meglio lui le leggi che noi, che per circolare su strada hai bisogno della patente, e io ho una patente superiore al suo ciclomotore con il cambio automatico. Vabbè. Beh, insomma, dopo forse si è reso conto che stava dicendo una cazzata e ci ha dato anche la mano e ha detto grazie per essere venuti a trovarci, sì, a Chiang Mai. Sì. Boh, comunque, cioè, allucinante, allucinante. Cioè, voleva anche i soldi sto qua. Perché poi io lo so come funziona, no? Questi qua ti fanno la multa, sì. Chissà dove vanno a finire i soldi. Che i signori si arrotondano lo stipendio. Poi sapendo, perché noi lo sapevamo già da Phuket, che è così, non vedono l'ora di... Perché infatti se uno guarda qua, passano in tre senza casco i thailandesi, nessuno viene fermato. Oh, prima erano tre bambini in motorino. Sì, gli europei e comunque i turisti, appena li vedono, track,
Ma dopo voleva dire a Parigi. Bobo, comunque è così. Dai, tutto bene, quel che finisce bene. Risolto. Io comunque non avrei pagato assolutamente. Addio Porizzo, lei non può guidare lo scooter? No. Eh sì, non posso guidarlo. Perché non è A1. Non è A1, io ho detto per forza ho la A. Fermati due. C'ho la moto. Siamo arrivati. Boh, qua c'è uno dei tanti milioni, questo è uno dei milioni di templi. Sì. Adesso ci vestiamo. Sì, no, io non mi vesto, sono già vestito. Qua non si può andare nei templi, mi raccomando, non si va né con le mezzi nudi, quindi con le spalle di fuori, e per le donne devono coprirsi almeno fino alle ginocchia. Io invece ho i jeans che mi arrivano fino alle ginocchia. Boh, ma X, dai, ci aggiorniamo, perché dobbiamo fare tante belle cose, poi vi racconteremo delle terme, delle uova e tutto il resto. Ciao, ciao. Delle terme e dopo... Ah no, ieri. Boh. Mercato. Mandi. Ciao. Bene, buona giornata. Ciao.